Ci troviamo nella zona costiera del territorio di Noto, dove si trovano i laghetti che costituiscono il Pantano Longarini, oasi naturalistica importantissima per la salvaguardia dell'avifauna migratoria e non solo. Leggiamo. Con il pieno sostegno del Comune di Noto nasce il primo percorso pedonale e ciclabile per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed agrario, e per la piena fruizione all'insegna della sostenibilità. Ebbene, hanno fatto un sentiero naturalistico, l'abbiamo visto prima nel tabellone, e questo è il sentiero naturalistico chiuso alle macchine, ma l'Ethernet qui è stato smaltito in questa maniera, come possiamo vedere, a parte il resto della immondizia, della sporcizia, dei rifiuti. Bel sentiero naturalistico, devo dire, in effetti non c'è che dire, un sentiero naturalistico ben tenuto. L'importante è che lo abbiano chiuso alle macchine, è accessibile solo ai pedoni e alle biciclette, in base al cartello, e questo è quello che noi vediamo qui del sentiero naturalistico. Come possiamo vedere, è veramente una discarica a cielo aperto. Forse, prima di avallare certe iniziative, i responsabili dei comuni dovrebbero trasformarsi in semplici cittadini e guardare, con i propri occhi, ciò che stanno realizzando. Siamo in riva al mare di Aci Trezza. Qui è stata istituita, il 9 novembre 2004, l'area marina protetta Isole Ciclopi. Guardo il mare qui tra gli scogli, ma qualcosa non mi convince. Mi avvicino e comincio a sentire un persistente cattivo odore. Proseguendo arrivo nei pressi di un manufatto in cemento, una sorta di tunnel da cui fuoriesce l'acqua che sta sporcando il mare e che emana una chiara puzza di fogna. Non c'è alcun dubbio, si tratta di uno scarico fognario a cielo aperto nel pieno dell'area marina protetta. Pare che questa situazione non sia un caso isolato, ma altri scarichi fognari interessino anche la zona del porto, che vediamo in lontananza alla destra dell'isola Lachea e dei Faraglioni. Di fianco al manufatto scorre altro liquame maleodorante. Alle nostre spalle l'abitato del paese, ed ancora, più in là, la sagoma del mercato ittico. Una vergognosa situazione che si protrae da più di 10 anni, senza che nessuno, tra coloro che amministrano il territorio, sia riuscito ad intervenire per trovare una soluzione. Una ennesima ferita mortale, inferta dall'uomo al paradiso dove potrebbe vivere. L'area marina protetta Isole Ciclopi stupisce anche se guardiamo nel suo mare e regala suggestive perle di biodiversità. Per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. La natura e l'uomo influiscono sullo stato di ciò che si trova nel mare. Spesso gli eventi naturali sono quasi catastrofici e compromettono l'equilibrio dell'ecosistema.
ma ciò che vi scarica l'uomo, alcune volte con sostanze subdole e non visibili, altre chiaramente evidenti, arrecano un danno immediato, ma anche permanente. Dobbiamo riflettere e cambiare atteggiamento, perché il mare non è una pattumiera.